Care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan con un nuovo taglio di capelli, con un nuovo look che mi appresto a parlarvi del tema del giorno. Quindi in 3, 2, 1, il tema del giorno. Ciao! Ciao! Da circa 24 ore stiamo assistendo con estremo sgomento innanzitutto a come la stampa, i mass media, il mainstream ipocrita dicano che il risultato delle elezioni nordamericane per la presidenza, per il Senato e per la Camera dei Deputati, il Congresso li ha colti impreparati, quando la vittoria di Trump si vedeva arrivare, era data per scontata addirittura. Tutti dicevano che era un pazzo, invece ha saputo costruire un dialogo fra lui e gli elettori, perché ha saputo come rivolgersi e a chi rivolgersi. Lui si è rivolto alla classe sociale piccolo e media borghese nordamericana, che è stata impoverita negli ultimi decenni dalle politiche neoliberali e della globalizzazione, per cui i suoi discorsi potevano sembrare di chiusura, e infatti in parte lo sono, e protezionistici, perché vuole riportare America a essere grande di nuovo, cioè vuole riportare la borghesia a essere di nuovo ricca. Infatti negli anni 70 il 60% dei nordamericani erano di classe borghese medio e medio alta. Adesso il 40% degli americani è di classe borghese e di classe borghese medio bassa. Ci sono molti poveri, molti più poveri che negli anni 70, e una piccola percentuale di, diciamo, privilegiati, di tutti quelli che giocano in borsa. Quindi, come io mi aspettavo, ha vinto Donald Trump. E poi nelle ultime 24 ore abbiamo assistito a innumerevoli manifestazioni di protesta, incidenti compiuti dai partitari dei democratici, che poco democraticamente o per nulla hanno accettato il risultato delle elezioni. Quindi la cosa si contraddice. I democratici non sono per nulla democratici, non accettano democraticamente l'esito delle elezioni. Addirittura, non come fu la volta che perse Gore, che contestavano semplicemente il risultato delle elezioni. Qui contestano direttamente il candidato. Non sono per nulla democratici. Non accettano che Trump abbia vinto. E si tratta dei sostenitori dei democratici, quindi di persone che dovrebbero essere democratiche. Ma come? Un presidente liberamente eletto in democrazia attraverso il voto libero e popolare non è accettato dai democratici. Allora sono antidemocratici. Questo spiega come mai avessero tanta simpatia, nutrissero tanta stima per Bill Clinton, soprattutto facendocelo passare come uno di sinistra, mentre invece si sa delle sue malefatte in Arkansas. Prima quelli dei democratici di sinistra, dei DS, che i democratici di sinistra furono una forma nel 98 di riciclare quelli del Partito Socialista Italiano e del Partito Comunista Italiano, che già non avevano ragione di esistere.
Poi hanno continuato a nutrire stime e simpatie per i democratici nordamericani, anche quelli del Partito Democratico, del PD, quindi prima DS e poi PD. Tutti questi democratici italiani hanno sempre, adesso è il turno del Partito Democratico, di questi del Partito Democratico, nutrito ancora grande stima per Bill Clinton, che si è macchiato anche della strage in Waco, e per Hillary Clinton, scordandosi che, anche se democratica, lei ha votato a favore del bombardamento in Iraq da parte di George Walker Bush Jr., una guerra asimmetrica. Saddam Hussein non aveva armi di distruzione di massa, non era una minaccia per nessuno e c'aveva un paese ben amministrato, dove c'era giustizia, perché lui gli integralisti islamici li impiccava. Adesso, dopo più di 10 anni di bombardare Iraq, a Fallujah si è rafforzato il terrorismo che Saddam Hussein reprimeva, e quindi loro hanno creato l'ISIS. Poi, in un'intervista, Hillary Clinton ha riconosciuto di aver commesso un altro grave errore dopo aver votato per l'intervento in Iraq, che non c'entrava nulla con le Torri Gemelle, ed è stato quello di finanziare l'ISIS. Vi ricordate quei video dove si guardavano tutti quelli dell'ISIS marciando, più di 30.000 persone, con le stesse scarpe, gli stessi vestiti, le stesse auto, le stesse armi, gli stessi completi, gli stessi zaini? Chi li riforniva? Poi c'è stato un altro episodio nel quale dovevano dare delle armi ai peshmerga curdi, e invece, guarda caso, ironia della sorte, il vento ha fatto cadere a poche decine di metri dal confine dello stato dell'ISIS, dalla parte dei mercenari dell'ISIS, le armi. Questi contenti hanno avuto un approvvigionamento di armi che gli è servito per mesi. Tonnellate di armi. Coincidenze? Poi anche Hillary Clinton ha riconosciuto l'inappropriatezza dell'intervento in Libia, perché anche lì il tiranno di turno massacrava i fondamentalisti islamici. Poi, perché hanno creato un vuoto dove i fondamentalisti islamici di tutti i tipi hanno potuto prosperare, e ha riconosciuto la sua responsabilità nella distruzione dell'ambasciata statunitense in Libia e l'uccisione dell'ambasciatore. Questi ed altri errori hanno fatto che, anche se Hillary Clinton ha una larghissima traiettoria nella politica, è solo una burocrata, una funzionaria che è stata utile al marito, che la polizia militare lo ha tolto dalla Casa Bianca, dalla Sala Ovale. Quindi, voglio dire, una strana famiglia, una strana coppia. E stranamente sono appoggiati dai democratici, dal Partito Democratico Italiano, che forse di democratico hanno poco, visto che vogliono sfigurare la Costituzione, che difende i diritti di tutti i cittadini italiani. Quindi al referendum costituzionale votate no, perché se no, guardate quello che fanno i democratici negli Stati Uniti. Poi io a Paolo Bernard gli dico, anche se lo seguo da molto e lo apprezzo, di darsi una calmata, perché tutte quelle cose che dice sui codici nucleari e che Donald Trump potrebbe fare la guerra da un momento a un altro perché è un cane sciolto e non lo controlla nessuno, come Nixon e bla bla bla, le ha sentite da Obama e le ha sentite da Hillary Clinton e le ha sentite dai quelli che si fingono di sinistra, i democratici statunitensi, che non creda che sono così democratici come i democratici italiani, cioè il Partito Democratico. Lui magari sarà affine alle idee di molti dalemiani o di molti kossuthiani o non so di chi, però
ancora a meno di un giorno o appena un giorno e passa di aver assunto il potere presidenziale, non si può mica giudicare un presidente neoeletto. Dategli qualche mese, dategli un anno, non che scendete nelle piazze a manifestare, a protestare contro il presidente che ha vinto con una maggioranza schiacciante. Quindi questo è non accettare non soltanto le regole del gioco, che hanno delle strane elezioni, delle strane forme, regole elettorali, ma addirittura non accettare la democrazia. Che sarebbe su successo se invece vinceva schiacciantemente Hillary Clinton? Che gli altri non la dovevano accettare? Allora si vede come si sta degradando gli Stati Uniti, perché prima non sarebbe mai successo. Sempre si accettava quando vinceva un candidato, chiunque esso fosse stato. Quindi, per così dire, andiamo di male in peggio. Comunque, caro Paul Bernard, ti voglio salutare con parte del tuo stile, del tuo look, e sto in attesa che tu farai un video, sempre che vedrai questo. Allora ascolterai, se sarei arrivato a questo punto, che io sto in attesa che tu faccia un video parlando della vincita di Donald Trump. Cosa ti sembra? A me non mi sembra nulla tragico, anzi preferivo Bernie Sanders a Hillary Clinton. Comunque, basta che non abbia vinto Hillary Clinton, è meglio Donald Trump. Poi a volte tanto peggio, tanto meglio. Forse tanto peggio per gli Stati Uniti, tanto meglio per il mondo. Non credo che userà il nucleare. Non credo che succederà che Israele attacchi con il nucleare, perché non gli conviene. E quindi niente, questo è stato il mio pensiero del giorno. I democratici nordamericani sono poco democratici dal momento che non è che contestano in sé il risultato delle elezioni, contestano al vincitore, e quindi è una cosa che va contro tutti i principi democratici. Gli Stati Uniti stanno cambiando, forse non saranno più un paese bipartitista, ma bipolarista, perché adesso come riuscirà a governare Donald Trump? Con una maggioranza repubblicana che non sono trumpisti, allora forse dovrà allearsi ai due indipendentisti che si sono presentati per la Casa Bianca, che uno ha ottenuto più di 800.000 voti a livello nazionale e un altro ne ha ottenuto più di 400.000 voti a livello nazionale, e hanno dei deputati e dei senatori che contano. Quindi forse dovrà fare una coalizione con gente che ha preso il 10%, il 5% dei voti, pur di non allearsi, perché non ne ha bisogno, con parte dei democratici, a meno che parte dei democratici non saltino la staccionata per andare dalla sua parte. E niente, con questo ho finito il discorso. Speriamo che lo lasciano governare, perché se no sarebbe un duro precedente che defenestrino con manifestazioni a un presidente nordamericano, perché significa che gli Stati Uniti si sono sudamericanizzati ed è già un paese del terzo mondo così. Poi, come sempre, care amiche ed amici, lancio dei saluti ai miei amici che mi seguono in YouTube e vediamo un po'. Silvia Evangelista, la mia cara amica, che sempre mi commenta i video e gli mette like. Quindi, se volete essere menzionati nei miei video, dategli like e commentate, come fa la mia amica Silvia Evangelista, come potrete guardare qua. E poi anche il mio amico, di cui apro la finestra, Silvia Evangelista fa sempre tanti commentari, come vedete. Anche il mio caro amico Icharus mi commenta molte volte. Allora, un saluto a Icharus. Poi un saluto a Crono the Tiger,
Un saluto a Marco Audano. Un saluto a De Manpis. Un saluto ai massoni. Un saluto a Claudio Wolf, che fa delle ottime recensioni e commentari letterari. Ve li raccomando. E poi, a proposito di Chrono the Tiger, o Trigger, ha fatto un nuovo video qua che io ancora non ho visto, ma qua è il mio amico Crono de Trigger o Cerono de Trigger, me lo dovrà spiegare come si pronuncia, però vi faccio vedere, spero di non infrangere i diritti d'autore, questa parte del video. Sponsor Time 4, Mega Sponsor Time. Io direi di partire col primo canale di oggi. Canale di oggi è San Ten Chan. Lo avete già sentito nominare. L'ho fatto spontaneamente l'altra volta all'inizio del video e lo rifarò anche questa volta, come gliel'avevo promesso, perché siccome mi ha fatto una grande sponsorizzazione senza che gli avessi chiesto nulla, gliel'ho promesso che l'avrei sponsorizzato senza anche che mi mettesse l'hashtag gratuitamente, perché ha fatto un grande gesto di sua spontanea volontà. Saltan Chan porta video abbastanza vari. È un canale con 827 iscritti, che non sono pochi, sono anche più dei miei, e porta molte news di attualità, religione, vedo che fa anche UFO, parla comunque di tutte notizie di oggi. Non è un canale di gaming, finalmente ogni tanto qualcuno che non fa solo ed esclusivamente videogiochi. Sta facendo veramente, ha video che vanno di più, ha video che vanno meno, ha come tutti i suoi alti e bassi, però comunque tutta attualità. Se volete essere informati sulle ultime notizie uscite in questi giorni, seguitelo perché li fa veramente, veramente bene. Ha un modo tutto suo, molto particolare, un suo stile, che a me piace, non mi dispiace per niente come canale, devo dire la verità. Infatti mi sono divertito molto a guardare un paio dei suoi video, che sono comunque andati giù perché ne sta facendo abbastanza. Ne ha fatti abbastanza, quindi non mi posso dire niente. Con tutti gli impegni che ho avuto sono anche rimasto un po' indietro con i canali di tutti, quindi giustamente mi manca di vedere alcuni dei suoi video. Ma vabbè, recupererò presto sicuramente. Passiamo al prossimo. Quindi, grazie ancora una volta a te, amico Crono de Trigger, per avermi menzionato. E alla prossima, care amiche ed amici, al prossimo video di attualità. Poi conterò di fare dei video di letteratura, visto che il materiale non mi manca. Mi raccomando, se avete dei suggerimenti da farmi su quale libro vi piacerebbe che io vi parli, magari lo consulto in rete, magari non ce l'ho, però magari di sicuro che ce l'ho. In tre biblioteche è impossibile non avere qualcosa. Quindi un saluto a tutti. Adesso taglio perché non voglio fare il video troppo pesante. Poi ci metto molto a editarlo e magari mi ripeto un po'. Arrivederci, ciao.